Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75. Adesso io vi faccio vedere cosa ho intenzione di fare oggi. Allora, un po' di cose le ho già tolte, potete vederle che le ho già messe sotto, vedete i tappeti, un po' di fiori che avevo. Allora, qui praticamente voglio dare una bella lavata, anche queste cose adesso le scendo tutte, qua devono venirsi a prendere le cose del calcio, voglio far qui e vi faccio vedere com'è il mio giardino. Le primule ormai non ne possono più, ragazze. Allora vi faccio vedere, vedete? Andiamo avanti. Allora qui ho tirato via, io avevo tutti i sassi intorno a ogni pianta, c'erano i sassi che sarebbero questi qua in fondo. Soltanto che ho ragionato che con la tagliaerbe non devo averli i sassi, perché sennò non riesco ad arrivare vicino, vedete? Adesso li ho messi qua perché qua vorrei fare un angolo. Voglio mettere l'erica che ho sul balcone, che tanto ormai non fiorisce più, e metterla qui per il prossimo anno. Vabbè, qua c'è l'orchidea, la rete l'ho messa io, qua ho messo la gomma dell'acqua, che è quella che praticamente, vedete, passa tutta sul muro. Questa gomma qua mi serve per bagnarlo a una tot'ora, io la faccio partire un paio d'ore tutte le notti. Anche questi sassi li ho messi, non so se riuscite a vedere. Li ho messi tutti io questi sassi qua, perché tanto qua non cresce l'erba. Questo è lo scatolone del tagliaerbe che devo buttarlo via. E vedete, là la canna dell'acqua passa qui e qui c'è tutto il tubo che mi bagna. Questi sono i fiori che vi ho detto che diventeranno spettacolari, adesso stanno crescendo. Questa e questa, poi le vedrete. Comunque, adesso tiro via tutte le cose che c'è da togliere, anche queste piante, così sposto tutto sotto e do una bella lavata con la canna dell'acqua, perché tanto qua ancora, finché non c'è il pavimento, finché c'è soltanto il cemento. E queste sono tutte cose che devo piantare in quei vasi che vi ho detto. Vedete l'erica, la voglio far che mettere giù, che è un peccato, qua soffrirebbe, ma se la metto lì, là rimane al riparo perché c'è l'ombra della pianta. Adesso mi preparo tutto quello che mi serve e inizio. A più tardi ragazzuole belle, e il balcone l'ho lavato, vedete? Adesso devo rimesso a posto solo il tavolo di mio papà e la panca. Questi stracci li uso per, ho usati per pulire le porte, ho lavato anche questi, tutto. Adesso con l'alcol voglio dargli una passata a quei tappeti, quelli che ho sulle scale, perché non voglio usare saponi così, perché sennò non li sciacquo più, allora provo con l'alcol. Vedete, guardate che bel casino che c'è lì. E questo ora di stasera deve tornare a posto. Un bacio ragazze. Non so se riuscite a vedere ragazze, devo spostarmi forse di qua perché c'è il sole. Qua io ho proprio il sole tutto il giorno. Adesso mi provo a abbassare che magari infatti così riuscite a vedere. Vedete, cioè io ho usato questa per intenderci, no? Questa. Praticamente faccio questi scavi, sto facendo tutta l'aiuola, vedete? Arriverà fino in fondo. Quel tubo che vedete è l'acqua, praticamente mi parte 3 ore alla notte quando decido io di farla andare. Sì, non è che sia proprio tanto dritto dritto, cioè, però è un coso in giardino. Qui davanti al gelsomino non lo metterò, lo lascerò stare e andrò avanti, vedete adesso lo sono appoggiato, andrò avanti in fondo fin dove riesco, poi vi farò vedere. Comunque è un lavoro molto stancante ragazze, mamma mia. Comunque fa bene fare questi lavori, va bene allo spirito. Ciao ragazze. Eccoci qua ragazze, adesso vi faccio vedere come è venuto fuori. Allora, qui ci sono le piantine che stanno iniziando a germogliare. Qua ho piantato, messo le nataline. Qua la sedia è vuota, poi gli metterò qualcosa. Qui c'è la pianta grassa, qui un'altra pianta grassa. Qui ho messo la stella di Natale che sta soffrendo un po', però sembra che ce la fa. Qui invece nei vasi ho messo le erbe, ho messo la lavanda, qui c'è l'origano, il rosmarino e la menta. Quella che vedete lì è la vecchietta, la mia suocerina. Vieni a vedere. Non so se riuscite a vedere come ho fatto. Poi vi faccio vedere dopo, adesso faccio. Ed eccoci qua ragazzi, adesso vi faccio vedere com'è venuto, però c'è il sole, dunque magari come prima non riuscirete a vedere bene. Vabbè, questa è la pianta di come si chiama, velo da sposa. Qui c'è un'ortensia colorata e gli ho messo i sassolini sotto. Qua c'è
gelsomino che fa tutto il giro così, e gli ho messo anche lì dei sassolini. Questa è un'altra ortensia, però è bianca. Qui ho fatto questo angolo, ho messo tutti i sassi che prima li avevo intorno alle piante, ma li ho tolti. Sono andata a toglierli e ho messo le primule che avevo nei vasi, sono andata a metterle qua, perché così il prossimo anno tornano, perché questo è un angolo che rimane un pochettino più fresco perché c'è la pianta e rimane un po' più riparato, e dunque le primule sicuramente il prossimo anno mi vengono. Qui è un altro gelsomino, se non avete capito io adoro il gelsomino. Questo invece è visto da qui, sempre con i sassi, altre, e ho messo anche l'erica, non so se riuscite a vederla. Comunque lì c'è l'erica, quella che avevo nei vasi quest'inverno, che l'ho tolta. Qui ho fatto tutte queste bordure, vedete? Queste bordure sono di plastica, sembrano legno ma sono plastica. Questa è una rosa rosa, infatti ha già dei boccioli lì, vedete? Poi sono andata a mettergli dell'argilla. Questo è un altro gelsomino. Questa è un'altra rosellina rossa, questa. Questo è il gelsomino più grosso. Quelli, tutti gli altri sono figli di questo. Ho fatto le talee da questo. La talea mettendo la radice nel terreno. Poi qui sono delle roselline che stanno soffrendo, però. Questa è un'altra rosa rossa. Questi sono i fiori che vi ho detto che sono bellissimi, che vedrete, a quando sbocciano li vedrete. Un'altra rosa. Qui c'è la salvia che però ho intenzione di spostarla e di metterla nei vasi come quelli, così le ho tutte vicino. Questo è un altro fiore di quelli bellissimi. Qui ho le violette e qui c'è la rosa grossa. Se ve lo faccio vedere da lontano come viene, lì ci sono i sassolini contro il muro, che ho intenzione di andare a prendere il diserbante contro il muro e metterlo, così almeno lì non mi cresce più l'erba. Poi vabbè, qua c'è la piazzettina, lì mettiamo i bidoni dell'immondizia. Questo vaso adesso l'ho svuotato, poi gli metterò degli altri fiori. E queste piante che vedete qui davanti ce le ho da quando mi sono sposata. Sono andata a cambiargli la terra e poi andrò a mettergli degli altri fiori. Lì c'è il basilico, lì una piantina grassa, qua le primule che sono rimaste. E qui. E niente ragazze, qui è arrivata la roba da lavare. E con la roba da lavare che porto in casa, vi saluto ragazze.